L'artrosi è la malattia più frequente tra i pazienti reumatici e in Italia rappresenta circa il 70% di queste patologie. Il ginocchio è una delle zone del corpo che ne viene più colpita, al terzo posto dopo la colonna lombare e quella cervicale. Di artrosi soffrono più le donne degli uomini, in un rapporto di 2 a 1, soprattutto una volta superata la soglia dei 55 anni, mentre fino ai 45 sono gli uomini a manifestare i problemi maggiori. Quando il danno è irreparabile, l'unica soluzione è quella chirurgica, con l'innesto della protesi. Torniamo allora a parlare del ginocchio. Questa volta vediamo il ginocchio artrosico, l'artrosi che va a colpire il ginocchio e può portare veramente ad avere una vita invalidata, così come sentiremo fra poco la nostra ospite. Intanto andiamo subito ad evidenziare queste articolazioni importantissime, ne abbiamo parlato più volte, sappiamo quanto siano importanti, vedete, rotula, queste sono le ginocchia, con il passare del tempo la cartilagine piano piano lentamente si consuma e quindi si può arrivare ad avere problemi reumatici come vi raccontavo. Vediamo un pochino, ecco i sintomi: dolore, scrosci articolari, limitazione del movimento e deviazione dell'asse. La signora Teresa di Roma, una signora molto simpatica, anche molto emozionata, comincia ad avere un problema al ginocchio circa 2 anni fa. Tenete presente che la signora è una signora molto attiva, molto dinamica, ama camminare, ama ballare, ama fare un sacco di cose. 2 anni fa comincia ad avere questo problema al ginocchio e, ai noi, insomma, deve fermarsi, non può fare tutte più le cose che ama fare. Esatto. Ma la signora si fa visitare, le dicono che ha un problema di artrosi al ginocchio, che dovrebbe operarsi, ma lei... E cancellavo, mi prenotavo e cancellavo. Perché? Avevo paura. Paura dell'operazione. Sarà stata una sciocca, non lo so. Come facciamo noi a mettere un ginocchio? Poi sempre con la speranza, dico forse mi passa. Poi alla fine, quando non ne potevo più, dico basta. Chiaramente in tutto quel tempo la signora ha dovuto rinunciare alle sue amate passeggiate. Le passeggiate non tanto, più che altro il ballo. È vero che lei ama moltissimo il tango, senta queste note. Vuole accennarci un passo qua? Questi sono bei ricordi per la signora Teresa. Insomma, dopo 2 anni finalmente Teresa prende coraggio, decide di operarsi, si opera ed ora finalmente sta bene. Ha ripreso a ballare il tango. Sempre, che meraviglia. Se abbiamo un minuto magari dopo le chiederò. Poi dopo deve riprendere meglio. Riprenderemo meglio, ma sicuramente sì, dovrò fare a prendere lezioni da lei. Signora Teresa, amo moltissimo anch'io il tango. Come accennava Franco, è tornato il professor Francesco Bove, chirurgo ortopedico dell'Istituto Neurotraumatologico di Grottaferrata. Ben ritrovato, professore. Buongiorno. Solo qualche secondo di attesa per la grafica e poi insieme a lei vediamo questo filmato che ci fa vedere come l'artrosi può colpire il ginocchio e invalidarlo. Professore, guardi un po'. Ecco, vediamo appunto il ginocchio, è un'articolazione molto complessa, composta dalla superficie articolare del femore e della tibia. Il femore ha le superfici arrotondate, ellittiche, la tibia è piatta. Questa articolazione diventa armonica grazie alla cartilagine, ai menischi e ai legamenti, ma piano piano si consuma. Questo è il processo artrosico. Quando questo avviene precocemente cominciano i problemi. Ci sono anche questi becchi ossi che sono gli osteofiti, per cui l'articolazione non si muove, non funziona più bene, ci sono le limitazioni articolari di cui diceva lei, e gli scrosci, ma soprattutto il dolore. Il dolore, lei dice quando arriva precocemente, perché ci sono anche fattori non legati all'invecchiamento fisiologico delle articolazioni, ma anche... Certo, ci sono anche altre cause, i traumi o cause infiammatorie che sono indipendenti da questo processo. Di questo processo di invecchiamento che noi intendiamo. Come arrivate a diagnosi precisa? Ecco, la diagnosi precisa si fa semplicemente con una radiografia, quindi non c'è bisogno di grandi esami e di grandi spese. Si ricorre alla risonanza magnetica solo nei casi un po' particolari o dubbi, o addirittura in casi speciali con la artroscopia. Ma generalmente basta una semplice radiografia, quindi gli altri esami è bene che vengano prescritti dagli specialisti per evitare appunto un sovraccarico
di spese sul servizio sanitario. Sì, anche la signora mi ha detto prima ho dovuto spendere qualche soldino, vediamo, dopo vediamo. Subito allora andiamo a vedere come si interviene con Milena Minutoli in sala operatoria. Oggi ci troviamo a Grottaferrata, alle porte di Roma, all'Istituto Neurotraumatologico Italiano. L'artrosi colpisce molte persone già dalla mezza età ed oggi seguiremo un intervento di protesi al ginocchio che consentirà alla paziente di migliorare la propria qualità di vita. Signora, qual è la gamba che deve essere operata? La sinistra. Io però vedo una cicatrice sulla destra, come mai? Perché mi sono operata 6 mesi fa. Per lei oggi è il suo secondo intervento. È preoccupata? No, neanche un po'. Come mai? Perché non si sente niente, tu ti risvegli e sei un'altra persona. Com'era la sua vita prima dell'intervento, prima della protesi al ginocchio? Era triste, che stavo sempre a casa, non uscivo mai, sempre a sedere sopra la sedia, perché poi se ti mettevi in piedi il dolore ti faceva diventare pazza. Abbiamo esposto la capsula articolare che stiamo incidendo ed entreremo nell'articolazione del ginocchio. Adesso stiamo asportando questo tessuto infiammato di colore viola che è responsabile del versamento articolare. Trova corrispondenza tra l'esame radiologico e quanto sta vedendo adesso? Sì, vediamo che tutta quest'area è consumata, è priva di cartilagine, che osso tocca contro osso. In questo strumento apriamo il canale femorale. State rimettendo in asse la gamba della signora? Certo, e questi sono i gradi di correzione che abbiamo calcolato radiograficamente. Adesso fisseremo questa prima mascherina e faremo un primo taglio frontale. Questo nuovo strumento andremo ad effettuare altri tagli correggendo sempre l'asse femorale. Stiamo estraendo la parte tibiale consumata per poterla sostituire con la protesi. Vediamo la cartilagine del piatto tibiale consumata e deformata. Questa è l'espressione del massimo grado di artrosi. Signora Teresa, come si sente? Benissimo. A cosa sta pensando? A quanto cammino meglio. Applicati i due elementi protesici, quale sarà il passaggio successivo? È quello di applicare questo elemento di plastica, che è il polietilene, che quindi si interpone tra le due parti metalliche e servirà a far funzionare l'articolazione. La protesi è perfetta, ma quando la signora Teresa potrà tornare a fare la spesa? Il periodo di riabilitazione generalmente è di 3 mesi, ma già da domani mattina la signora potrà iniziare a camminare e nel giro di qualche giorno avrà un'autonomia funzionale, potrà effettuare il ciclo di riabilitazione. Stavo chiedendo al professor Bove, che operava durante il servizio, che tipo di anestesia avesse. È un'anestesia periferica cosiddetta, cioè una spinale, dormono solo le gambe. Allora, un intervento insomma abbastanza complesso, professor Bove, sì, vediamo. Ecco, qui vediamo il nostro modello, la prima fase dell'intervento, questo è il ginocchio e l'incisione della cute è longitudinale lungo il ginocchio. Vengono divaricati i piani cutanei e adesso quella che vediamo sotto è la rotula, c'è l'incisione della fascia, quindi viene spostata la rotula e vediamo il ginocchio artrosio, il ginocchio tutto consumato, la superficie cartilaginea che non esiste più. Quindi la fase successiva è quella della sagomatura, ecco come vediamo, dell'osso, che deve poter accogliere la protesi, che ha una forma proprio come quella originale, anatomica. Questo è l'elemento di polietilene, l'elemento di plastica, un elemento molto duro che consente quindi alle due parti metalliche di svolgere quella azione anatomica originaria. Ecco, poi c'è la chiusura della fascia, il riposizionamento della rotula, la chiusura della cute e poi iniziare la fase post operatoria. Anche nei casi più gravi si riprende la funzionalità del ginocchio con questo tipo di intervento? Sì, riprende l'asse, perché come abbiamo visto durante l'intervento questo è un rigore proprio ingegneristico, quindi viene ripresa l'anatomia esatta quella originale.
Allora, vediamo se ci sono novità anche dal mondo scientifico e il professor Giovanni Scapagnini. Il ginocchio rappresenta la parte di inserzione tra la coscia e la gamba. È un'articolazione molto complessa, ma è anche un'articolazione molto meno stabile rispetto ad altre articolazioni del nostro organismo. È anche un'articolazione esposta a un enorme carico di lavoro quotidiano. Ha una faccia anteriore che si chiama rotulea e una faccia posteriore che si chiama poplitea, al cui interno passano fondamentalmente i vasi, i nervi e i muscoli poplitei. Beh, la gonartrosi, cioè l'artrosi degenerativa della cartilagine del ginocchio, è sicuramente una delle forme di artrosi più diffusa nella popolazione e, come abbiamo visto, è una patologia estremamente debilitante, ma fortunatamente risolvibile con un intervento sostitutivo con una protesi del ginocchio. A lungo si è discusso sulla possibilità di utilizzare questo approccio chirurgico anche in soggetti francamente obesi. Un articolo appena uscito sulla rivista Annals of Rheumatic Disease, condotto dal gruppo del MRC Epidemiology Research Center dell'Università di Southampton in Inghilterra, ha dimostrato che anche in soggetti con un indice di massa corporea superiore ai 30, cioè francamente obesi, in alto situazione di sovrappeso, questo tipo di intervento è estremamente positivo nel recuperare in maniera stabile la funzionalità del ginocchio, anche a 6 anni di distanza dall'intervento. Allora, abbiamo visto l'intervento, abbiamo parlato anche prima un po' delle cause. C'è qualcos'altro da aggiungere rispetto alle cause, professor Bove? Ci sono anche degli atteggiamenti preventivi? Ci sono delle cose che vediamo in questi ultimi anni, cioè l'aumento dell'artrosi secondaria a traumi sportivi o a sollecitazioni particolari di questa articolazione che non è preparata evidentemente a fare determinate cose. Quindi questo significa che vediamo un'artrosi secondaria in età giovanile, quando più precoce, quando persone hanno 40 anni, sono nella piena attività lavorativa, produttiva, e questo è un problema invalidante di grande entità. Dopo l'intervento si riprende appieno la funzionalità, l'abbiamo detto. Sì, dopo l'intervento ci vogliono 3 mesi, questo è un termine biologico, certo, proprio certo, di ripresa dei tessuti che si debbono adattare a questa nuova situazione. Però l'autonomia funzionale, questa è la cosa più importante, e si riprende subito. Quindi il paziente non deve stare a letto, ma può riprendere le sue attività e essere autonomo abbastanza rapidamente, dopo qualche giorno. Allora, signora Teresa, sono passati 9 mesi da quando lei si è operata. Okay. Come sta oggi? E poi vogliamo dire alle amiche a casa, lei ha aspettato molto tempo perché aveva paura, vale la pena farlo questo intervento? Come no? Vale la pena, sì, sono stata una sciocca a rimandare. Mi prenotavo e cancellavo, Non fa male, no? Non fa male. Sì, sì. No, no, adesso no. No. Ecco, lei ha ripreso a ballare, ha ripreso a fare tutto. Tutto, normale. Quindi, normale. Insomma, vi invitiamo a non aspettare eventualmente troppo tempo, così come ha fatto Teresa, e di intervenire. Avete visto, insomma, l'intervento non è così impegnativo e soprattutto si riprende velocemente la funzionalità di questa importantissima articolazione. Allora, pronti col vero o falso? L'artrosi è una patologia che colpisce esclusivamente persone anziane. Questo è falso, no. Abbiamo detto. Esiste un tipo di artrosi di cui non si conoscono le cause. Sì, è l'artrosi primaria, quella che avviene per invecchiamento fisiologico. È una patologia tipica degli uomini? No, questo è falso. Può essere conseguente a forti traumi causati da attività sportive inadeguate? Sì, questo è vero. Per guarire dall'artrosi grave del ginocchio a volte è sufficiente un piccolo periodo di riabilitazione? No, un'artrosi grave necessita solo di un intervento chirurgico. La gonartrosi può interessare tutte e due le ginocchia? Sì, questo è vero. L'operazione è sconsigliata in persone troppo anziane? No, questo è falso. L'intervento di innesto della protesi si deve eseguire sempre in anestesia totale? No, questo è falso. La protesi del ginocchio permette di riacquistare una buona qualità della vita. Questo è vero ed è fondamentale. Bene, grazie professor Bove, ci vediamo presto, grazie anche.